La maggior parte delle persone che mi contattano nel mio studio a Roma per chiedermi consigli e soprattutto trattamenti per un dolore al trapezio, mi descrivono il loro fastidio mettendo una mano proprio qui tra la spalla e il collo e fondamentalmente simulandomi un gesto di automassaggio. Bene, anzi male, perché anatomicamente in questa zona troviamo superficialmente il muscolo più grande che è il trapezio, che ricordiamo essere anatomicamente distinto in tre fasci, superiore, medio e inferiore. Ma subito sotto troviamo un altro muscolo molto importante che si chiama elevatore della scapola, che ha origine sul margine mediale della scapola e si inserisce sulle prime vertebre cervicali. Questo muscolo è davvero molto particolare e molto antipatico perché, nonostante sia molto piccolo e filiforme, la sua, diciamo, anatomia e soprattutto la sua contrattura determina spesso la comparsa di trigger point e dolori miofasciali che si irradiano lungo il trapezio e simulano quindi una contrattura del trapezio. Quindi, per il paziente, il sintomo si ripercuote sempre posteriormente e viene descritto appunto come contrattura del trapezio, ma attenzione perché la contrattura del trapezio è una cosa, la contrattura dell'elevatore della scapola è un'altra e la nostra terapia dovrà essere assolutamente precisa, in quanto una terapia imprecisa ci porta ad un fallimento del trattamento. Aspetta però, prima di continuare ti invito ad iscriverti al nostro canale ed attivare le notifiche per non perdere tutti gli aggiornamenti che ho preparato per te. Diciamo, questo muscolo diciamo che è il cugino del trapezio, nel senso che hanno una funzione assolutamente differente, ma così come il trapezio, le sue inserzioni gli permettono di agire sia sul comparto cervicale sia sulla spalla, per cui sostanzialmente entrambi i muscoli vengono sollecitati nei movimenti sia del collo sia nei movimenti della spalla. Capisci quindi l'importanza di questo muscolo e soprattutto della sua corretta valutazione. Una cosa molto importante potrebbe essere quella di proporre, diciamo, due esercizi. Il primo si occuperà di automassaggiare l'elevatore della scapola mediante l'utilizzo di una pallina e il secondo esercizio servirà invece ad allungarlo e quindi creare uno stretching del muscolo. Ad aiutarci sarà Elisa Moretti, collega che collabora con la scuola di riabilitazione dei disordini temporomandibolari gestita da Valerio Palmerini. Per andare ad allungare il muscolo elevatore della scapola, che per semplificare è un muscolo che parte dalla cervicale e si attacca sulla scapola, andrò a allungarlo in questo modo. Mi metterò appoggiata al muro. La mano dalla stessa parte va a bloccare in qualche modo la scapola e tutta la spalla e apro bene il gomito in modo tale che in questa posizione la mia scapola è ferma. Per muovere in allungamento il muscolo, dovrò quindi spostare la testa. Ruoto e inclino verso il basso, in modo tale che sulla scapola sarà il mio punto fermo, mentre la mia testa, arrotolando bene, andando in inclinazione e rotazione, andrà ad allungare il muscolo elevatore della scapola. Tenendo la posizione 20 secondi. Lo faccio anche dall'altra parte. Per andare a autotrattarsi con una specie di massaggio il muscolo elevatore della scapola, posso usare una pallina, può essere una pallina più o meno morbida o una pallina da tennis. La metterò nella parte della scapola verso l'interno. Provo, metto la mano sulla spalla, a muovere un po' la spalla in alto e in basso e sento il margine della scapola nell'angolino che dà più verso dentro, verso la colonna,
metterò la mia pallina e mi appoggerò al muro, effettuando una spinta della spalla o comunque di tutto il busto sulla pallina e facendo dei movimenti di rotazione sulla pallina, andrò. Bene, sinceramente, ora non saprei dirti in questa sede se il tuo problema di dolore in questa zona è riferito a una contrattura del trapezio o una contrattura dell'elevatore della scapola. Potrebbe quindi essere necessaria, una valutazione specialistica da parte di un fisioterapista e di un medico e se sei di Roma, ti aspetto nel nostro studio per studiare un piano di trattamento e delle sedute assolutamente specialistiche che potranno sia toglierci questo dubbio, ma sia soprattutto indirizzare la nostra terapia nella direzione corretta, perché se apri una porta con la chiave sbagliata è chiaro che non riuscirai mai ad aprirla. Ti invito inoltre ad eseguire questi esercizi per almeno 15 giorni in maniera continuativa, mettendo magari una musica rilassante per allontanare quella che è la tensione globale che purtroppo ci attanaglia a tutti quanti. Spero che questo video possa essere di aiuto per te. Ti invito a lasciare qui sotto nei commenti quelle che sono le tue domande e soprattutto a farmi sapere come sta andando. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao!